volevo dirvi una cosa, è che siete meravigliosi. Volevo dirvi una cosa, che nello stesso momento in cui noi ci troviamo qua in questo momento davanti al Palazzo del Potere, questa piazza è praticamente in tutta Italia, ci sono tantissimi nostri colleghi della Camera e del Senato che stanno facendo le medesime manifestazioni nelle piazze, in tutte le piazze d'Italia, perché noi siamo veramente, veramente un virus, ormai veramente il virus ha intaccato ogni luogo, quindi non siamo solo noi che siamo tantissimi, ma siamo noi più altri 100, 200 mila, quindi siamo un'enormità e stiamo parlando di politica nelle piazze, una cosa che non si vedeva da tantissimi anni. La gente arriva in piazza e ascolta le persone che parlano della loro vita, dei loro bisogni, perché in questo momento i politici, quelli che noi pensiamo che siano i politici, hanno paura di affrontare le persone, perché non stanno dando risposte ai problemi del paese, ed assolutamente. Ragazzi, io tutti i giorni, come tutti noi che siamo qua, che ci siamo messi in gioco, ricevo lettere, mail da voi stessi, mentre arrivavo col treno ne ho letta una, che non è la peggiore di quelle che mi sono trovata davanti, ma che vorrei condividere con voi, se riesco a vederci con questa luce piuttosto. È molto breve, è di un ragazzo che mi scrive questo. Mi rivolgo a lei in quanto rappresenta le istituzioni e le chiedo cosa può fare un ragazzo come me, disoccupato da anni, con un padre esodato, una mamma casalinga e la sorella che probabilmente dovrà abbandonare gli studi, abbandonato da qualsiasi struttura, organizzazione, associazione. Invio dozzine di curriculum al giorno e non lo so, penso di essermi rivolto a chiunque, comunque in qualsiasi comune e nel mio comune di residenza, all'INPS, al CAF, al centro per l'impiego, ai job center, ai centri di orientamento professionale, ai servizi sociali, ma nessuno mi ha dato una risposta. Lei quale consiglio mi può dare? Io quando leggo queste cose mi sento morire, perché io non ne ho di consigli da dare, siete voi che dovete darli a noi consigli. Io sono nella commissione lavoro come Alessandra, che prima si è presentata, e quindi riceviamo tantissimi contatti da persone che hanno perso il lavoro, giovani che non hanno mai trovato il lavoro. Il tasso di disoccupazione in questo momento sta sfiorando il 13%, siamo il tasso più vergognoso della storia dell'Italia, perché non si è mai vista una cosa così, forse dopo il dopoguerra. Ebbene, abbiamo avuto il 40%, quasi il 41% di disoccupazione giovanile in questi giorni, e ieri ho letto una chicca del signor John Elkann, che ha detto che i giovani in Italia non trovano il lavoro perché non si applicano, perché preferiscono starsene a casa. Allora, caro signor John Elkann, lei che probabilmente frequenterà i figli dei suoi amici che preferiscono passare il tempo al campo del golf perché il loro papà o il loro amico politico di papà troverà a breve un posto di lavoro in qualche agenzia o in qualche ruolo della pubblica amministrazione, ebbene, che venga qui a dircelo oggi quello che ha detto ieri, e ne sappiamo come rispondere. Ragazzi, stiamo uniti perché vinciamo noi. Ciao.